Alzheimer d'amore raccoglie poesie di autori che testimoniano un incontro, un semplice incontro con la persona malata, oppure l'accompagnamento che può andare dalla diagnosi lungo tutta la malattia fino alla morte, in poesie che commento facendomi accompagnare anche da alcune riflessioni di teologi o di filosofi. I poeti danno voce ai disagi e alle sofferenze che investono gli ammalati e chi si prende cura di loro, nella fatica, nel dolore, nella disperazione e anche nell'amore, perché se non si è presi d'amore non si prende la penna in mano per parlare di malattia. Il titolo Alzheimer d'amore viene da un verso di una poesia di Rondoni che apre la raccolta, in cui egli lamenta il decadimento avuto dalla madre di un amico che gli dice: l'hai vista passare? Ti ha riconosciuto? Come fare a imparare la scena dove siamo finiti? È proprio lei, la mamma, l'angelo con gli occhi incomprensibili che annuncia: non vi sarà più tempo. Ora artigliaci, Dio, tienici tu nel tuo Alzheimer d'amore. Gli autori aprono alla condivisione confessando i propri limiti, le loro ansie, i sentimenti di rabbia, di colpa, la fatica, il senso di impotenza davanti all'evolversi di una malattia che non dà scampo e dà conseguenze così pesanti sulla vita di tutti i familiari. Ma perché dirlo con la poesia? Perché con il ritmo, la rima, i suoni, le pause che modellano non solo le parole ma anche il nostro modo di ascoltare, la poesia ci dice qualcosa di nuovo in modi nuovi. Vediamo un esempio. Giorgio Manacorda, che ha scritto per il padre: se ti vedo che leggi, sei un'icona d'altri tempi, lì sulla poltrona, col tuo giornale in mano e i libri accanto. Il cuore mi fa festa, tu ci sei, sei tu, ma leggi contromano e allora, piano piano, torna il pianto. Con questa ripetizione del pia pia, di questo piano piano pianto, il pianto rompe come un pigolio dal cuore di un figlio che appena prima era stato in festa per una illusione di normalità. Con il giornale in mano, il padre sembrava quello di un tempo. Le poesie qui raccolte mostrano anche come la fede o l'essenza della fede possa influire nella vita delle persone ammalate e di coloro che si prendono cura di loro. Roberta Dapun testimonia che chi ha avuto una vita scandita dalle orazioni quotidiane può avere ancora la fede come compagna anche nella fase più avanzata della malattia, tanto che, pur dichiarandosi lei poveramente lontana dalla fede, il rapporto continuo con la suocera e della suocera con il divino le ha fatto scoprire le beatitudini della malattia che danno il titolo alla sua raccolta. Beatitudini che fanno bene alla malata e chi si prende cura di lei, che ne riceve un eco nella propria vita. Se Dio confessa, guardarti è un infallibile benessere. Ed è benessere anche per chi può sperare in un cammino pieno di senso fino alla fine della propria vita.